Viva le mucche! Io sono Luke e oggi vi porterò, ragazzi, l'intervista doppia tra le due skin protagoniste della stagione 8, ossia il pirata e il ninja. Vi ricordo, ragazzi, che se vi piacciono le mucche e volete bene alle mucche, dovete inserire nel codice creatore su Fortnite il codice Luke_Shikokujin. Vi ricordo, ragazzi, che appena arriveremo a 10.000 supporters, Fra si farà i capelli del colore che sceglierete voi nei commenti. Qualsiasi colore, anche tipo bianchi, ecco. Voi scegliete il colore e Fra se lo farà, insieme a Mango, tra l'altro. A proposito di Mango, vi ricordo che il suo canale è in descrizione, perché lui ha fatto la parte del ninja, mentre io ho fatto la parte del pirata e Fra invece ci faceva le domande. E vi chiedo solamente l'ultimissimo favore prima di iniziare, ossia quello di arrivare almeno a 4.000 mi piace per supportare questa serie. Detto ciò, ragazzi, spero che le interviste doppie vi piacciono, perché noi ci divertiamo tantissimo a registrarle. Quindi, buona visione! Nome: Edward Teach, soprannominato Barba Nera. Un ninja non rivela mai il suo nome. Nome della tua skin: Cuore Nero. Ibrido. Quanti anni hai? 34, ma il mio fegato ne ha una ventina in più. Un ninja non rivela mai la sua età. Mi scusi, signor ninja, ma lei è pagato per fare questa intervista, quindi veda di rispondere. Insomma, dove sei nato? Io sono nato in mare, come tutti i migliori pirati. I miei genitori si stavano dirigendo verso Laguna Languida. E di colpo, puff! Poi ho vissuto praticamente tutta la mia vita a Laguna. Un bel posto, un po' di umidità, ma l'acqua è bellissima e il whisky è sempre abbondante. Ecco, non posso dire dove sono nato perché... Me lo dica ora o non la paghiamo! Ah, va bene. Laboratorio della latrina in realtà non era un vero e proprio laboratorio di Vater. Nel suo seminterrato era nascosto il vero obiettivo della sua creazione, la creazione di soldati perfetti. Hanno fallito nel creare Omega e Carburo, troppo fragili per il mondo circostante. Hanno finito per farsi fuori a vicenda, mentre io sono il vero risultato degli esperimenti. Metà uomo, metà lucertola. Pinnacoli pendenti sarà al sicuro d'ora in poi. Professione: rubo, bevo alcolici, rubo, distruggo e mi diverto. Mi occupo di risolvere tutto ciò che i miseri umani non sono in grado di risolvere. Oltre ad essere entrambi le skin iniziali della stagione 8, c'è altro che vi accomuna? Entrambi? Skin? Accomuna? Ehi, ragazzo, non usare queste parole difficili con me. Non ci capisco nulla, poi. Mi stai davvero facendo questa domanda? Siamo esattamente l'opposto. Io sono l'ordine, lui è il caos. Io sono la disciplina, lui è la maleducazione. Io dono, lui ruba. Io profumo, lui... Scusate se vi interrompo, ma chi è questo lui? Non lo conosco, è forse Luigi Horningold? Detto Gamba di Legno? Lasciamo perdere. Mamma mia, ma dove l'hanno preso questo? E soprattutto, perché diavolo è ubriaco alle 8 del mattino? Beh, direi di passare a qualche domanda un po' più generica per farvi conoscere un po' al pubblico. Hai dei tatuaggi? I veri pirati si fanno 3 tatuaggi. Il primo lo fanno prima di partire, il secondo lo fanno mentre sono in viaggio e il terzo quando tornano a casa. Però io solitamente sono ubriaco in ognuna di queste fasi, quindi... Ecco, non mi ricordo quanti tatuaggi ho. Forse sì o forse no. Non vi farò mai vedere il mio corpo. Se dovessi scegliere un solo colore da una scatola di pennarelli, che colore sceglieresti? Il nero. Il rosso. Lo stesso colore del sangue. Così non si vedono le macchie lasciate dal sangue dei nemici. Se finita questa intervista doppia vincessi 10 milioni di euro, cosa faresti? 10 milioni! Aspetta, non sono molto bravo con la matematica. 10 milioni? Quante bottiglie di whisky sono? 100.000? Allora mi divertirei per un bel po' di mesi. Sdraiato sull'amaca, bello tranquillo, sulla spiaggia di Laguna, senza che nessun testa calda o ninja del cavolo o re del ghiaccio mi vengano a disturbare. Li darei tutti in beneficenza. Non posso prendermi una vacanza, il mio compito è quello di proteggere l'isola.
qual è stato l'ultimo regalo che hai fatto a qualcuno? Ho regalato a mia moglie Sidewinder un anello d'oro che avevo rubato ad una banana. Le è piaciuto. Ho regalato uno shuriken al mio maestro, in segno di rispetto. Non sarei qui senza di lui. Da 0 a 100, quanto contano i V-Bucks nella tua vita? Ah, i soldi non contano niente, ragazzi. Conta fare ciò che vi piace. Ti piace fare la pizza? Diventa un pizzaiolo senza pensare ai soldi. Ti piace scalare i vulcani attivi? Scalali pure. Occhio a dove metti i piedi. Guardate me. Sono un ottimo esempio. Io amo il whisky e quindi faccio il pirata. Tu sei tutto tranne che un buon esempio. Ma perché? Io non faccio male a nessuno. Ma a proposito, mi è stata regalata una bottiglia di whisky da un tizio per farmi dire questa frase. Aspettate che leggo un attimo, eh? Ah, già, non so leggere. Comunque mi ha detto che devo dire: i V-Bucks non contano niente, però se proprio li avete e avete intenzione di spenderli nel negozio di Fortnite, beh, fatelo inserendo il codice Luke_Shikokujin. La tua skin preferita? La banana! Mi piacciono le banane. E il whisky. Ma soprattutto il whisky. La mia. Sono molto orgoglioso del mio corpo. Non guardo le persone in base al loro aspetto, ma in base al loro comportamento. Se qualcuno porta rispetto, io porto rispetto. Ma se solo osano mancare di rispetto a me o all'isola di Fortnite, sapete cosa faccio, eh? Lo sapete! Ah, il tramonto. Io amo restare da solo a guardare il tramonto. Li ho studiati per settimane. Condividiamo. Tutta l'umanità condivide la luce del sole. La luce del sole non è né tua né mia. È l'energia dispensatrice di vita che tutti condividiamo. La bellezza di un tramonto, se la osservi con sensibilità, è condivisa da tutti gli esseri viventi. Ma che sei, matto? Che vuoi? Chi sei? Nessuno ti ha insegnato che non si disturbano gli adulti quando stanno facendo i fatti propri! Nessuno ti ha insegnato niente. Stavo passando qui per caso. Se vuoi ti lascio da solo a goderti il tuo tramonto. Ecco, grazie. Oh, scusa, ho detto tramonto, ma intendevo l'energia di dispensatrice di vita che tutti condividiamo. Mi hai mancato di rispetto più di una volta. Sei finito. Ma come hai fatto? Tu usi i trucchi! Addio, poppante. La tenga! Bellissima storia, ma torniamo al presente. Su che console giochi? Purtroppo in mare non c'è il wifi, amico mio. Su una console. Non vi rivelerò mai se è PS4 o Xbox. Non mi piacciono le guerre fra fazioni. Credo nella concorrenza leale e nel cuore delle persone. Qualche consiglio per migliorare su Fortnite? Non pensate alle conseguenze, divertitevi e basta! Dovete agire nell'ombra. Provate ad usare il cervello, ragazzi. In che modo i nemici vi fanno fuori di solito? Negli uno contro uno? Sì, forse quello sì, ma la maggior parte delle volte è quando siete già impegnati a combattere. Nascondetevi, aspettate che i nemici si facciano fuori tra loro e non sarete più contro 99 nemici, ma contro un solo nemico. Tutti gli altri faranno fatica per poi morire, ma voi siete furbi. Voi rimarrete in vita. E lì si tratterà di fare un semplice uno contro uno. Vi sentite in grado di farlo? Beh, se la risposta è no, siete deboli. Ehi, ninja, però rilassati, forza! Se potessi cancellare una parte di isola su Fortnite, quale cancelleresti? Nessuna, anzi, aggiungerei un bel po' d'acqua. Mi piacerebbe esplorare tutta l'isola con il mio vascello. L'unica cosa che cancellerei è il male. E chi fa del male? Qual è la cosa che ti spaventa di più in assoluto? Finire il whisky! Che paura! Ah, e il Kraken! Che paura anche quello! La follia degli esseri umani.
piatto preferito? Banane e whisky! La colazione, il pranzo e la cena dei campioni! Ecco... mosche. Che schifo! Sono ricche di proteine. Ti ritieni una persona felice? Ora sono molto felice. Anzi, mi manca qualcosina. Aspettate ragazzi che mi sdraio un secondo, perché con tutto questo whisky mi è venuto un po' di sonno. Poi finite pure l'intervista. A dopo. No, aspetta, l'intervista è quasi finita! Ma che cavolo? Ah, mancava solo una domanda, volevo chiederti 10 parole che ci potessero stupire, ma a questo punto non ha senso perché Barbanera non può dirle. 10 parole. I ninja devono eliminare tutti coloro che conoscono i loro segreti.